Se sei triste, ti manca l'allegria, vuoi cacciare la malinconia, vieni con me, ti insegnerò la canzone della felicità. Bom, bom, bom. Benvenuti, buongiorno all'appuntamento buongiorno. Più scoppiettante di tutto il palinsesto di Rock TV. È arrivata la primavera, il buon umore è tanto, facciamo fatica proprio a trattenerlo. Amici, talmente tanto che noi oggi a questo punto veniamo a chiedervi anche qualche consiglio su quello che è il vostro suggerimento per trovare un po' di buon umore, visto che tutto sommato è anche primavera, quindi voglio dire fa caldo, ci si comincia a spogliare. No, diciamo che comunque Ketty, volevo dirti l'argomento della giornata, magari ve lo diciamo dopo, però restate con noi perché sarà una bellissima puntata. 338 811 877, questa è una video richiesta, sono Yim. Yim. Ma allora io dico, oggi le scuole sono chiuse, Jack, tu puoi passare un video del genere con tutte queste cose, eh? Tipo le tette potrebbero essere motivo di buon umore per chi le... Ecco perché noi siamo tristi, perché esatto. Non ne abbiamo. Andiamo avanti. Beh, direi. Qual è l'argomento? Eccolo. Qual è l'argomento del giorno, ve lo dice Ketty. Perché? Così, vabbè. Perché io non lo so ancora. Buon umore. Buon umore, abbiamo tanto bisogno di buon umore. Quindi ci siamo chieste noi, visto che pensiamo tutta la settimana a voi, alle vostre esigenze, ai vostri pensieri. Ci siamo chieste quale potrebbe essere per qualsiasi persona l'ascolto, la visione, la cosa che vi rimette di buon umore. Cioè quando siete tristi, che proprio non gliela fate più, che siete col culo per terra e dite ok, ora mi rialzo con cosa? Questa è la domanda del giorno. Ketty Alteri ha sempre più argomenti. Sono idee, insomma, geniali, tra l'altro. Geniali. Non ho pensato una settimana. No, può essere una canzone, ma può essere una persona, può essere un'azione. Per esempio, quando voglio il buon umore vado a giocare a squash. Cioè può essere qualsiasi cosa. 338 811 877. Vai Jack e salutaci. Ciao, salutaci. Jack. Ciao. Allora, cos'è che ti mette di buon umore a parte noi due? Che ti mette di buon umore a parte noi due? La puntata del venerdì di Database. Perché non è una replica, tra l'altro, certo, tu non sembra ci sei. Giusto, grazie. Okay. Arriva qualche saluto? Senti, questa ripresa laterale mi turba. Arriva qualche saluto per noi? Sì, c'è un primo saluto e dice: a proposito, già sono di buon umore, mi è bastato vedere il viso di Ketty. Grazie. E basta poi? Basta, era solo questo. Sì. Cioè, un SMR. Vabbè, cosa pensi di scatenare te lunedì? Beh. Guarda che la gente spegne il televisore. Allora, già vi ci vedo. Guarda, vabbè, giustamente, siete in vacanza, fate bene a godervela. Scriveteci però, dai, scriveteci, perché qua sennò noi come facciamo? Allora, Guns N' Roses con Suicide Mine è il secondo video. Oh, siamo giù di umore. Dovete tirarci su l'umore. Vogliamo anche le barzellette. Scrivere. Se ci riuscite. Barzellette. Bella. Vai, Guns N' Roses. Suicide Mine. Oh, senti questa. Una supposta, dice il missile, beato te che vai in cielo. Vabbè, un fungo dice a una funga: funghiamo, e la funga: porcino. Vai Jack, sentiamo gli SMS da casa, che forse è meglio, vai. La tristezza io la sconfitto con la mia batteria e la mia chitarra. La musica è la mia ninfa vitale. Non so se vivrei senza essa. Chicco da Modena. Ciao Chicco. Non so se vivrei senza essa. Non so se vivrei senza essa. Senza essa. Vabbè, come darti torto. In effetti, quando si è tristi, a me capita la mattina, la prima cosa che penso di fare è mettere il mio CD preferito. Uno dei miei CD preferiti. Quindi la musica salva sempre. Assolutamente d'accordo. Vai Jack. Ciao ragazze, Alteria, sono nata anch'io il 18 maggio, però 10 anni dopo. Spero di diventare come te. La cosa che mi fa stare bene è ascoltare la musica con la mia gatta Kim e il mio cane Zero, perché sono gli unici che non scandano quando inizio a cantare. E poi imbracciando la mia chitarra. Buon proseguimento, Damiano da Verona. Ciao Damiano. Beh Damiano, spero che non diventerai come me. Primo perché sei uomo, quindi non te l'auguro. Secondo, diventa meglio che sicuramente. A grazie, te è arrivato grazie, il messaggio del buon umore. Adesso scrivetemi qualcosa di carino, perché sennò io mi metto a piagne. No, scherziamo, vai Jack. Ketty sei fighissima, il mio sogno è vedermi il mio gruppo preferito, ovvero gli Iron Maiden, con te. Magari quando verranno a Udine. Rimarrei di buon umore fino alla pensione, se sarà possibile, mi farò vivo io.
Bene, scrivimi al 339. Era una barzelletta bellissima. Jack, cazzo, hai imparato, carina, ti paghiamo però la scuola di teatro apposta, vai. Vai, ogni lunedì siete solo voi che mi mettete di ottimo umore, ecco. Gli altri giorni, gli album dei Judas, Alteria ti adoro, Stay Metal, Pasquale da Sorrento. Ma cos'è? Stiamo facendo uno e uno, Jack, per cortesia taglia queste parti, perché poi io e Katy lo sai che finiamo a picchiarci. Ma ne ho uno per tutte e due per concludere. Oh, che allora bello, vai, che perché bello. Noi abbiamo bisogno di tirarci sul morale. Vi ho viste dal vivo e fate proprio cagare, fate spazio agli artisti veri, Metalappio e Oras, andreste bene solo per i film hard. Beh, noi li facciamo i film hard, tra l'altro. Magari. Abbiamo un background. Qualsiasi regista alla visione, all'ascolto, che volesse proporci qualcosa di azzardato, lo faccio. Insomma, è la nostra aspirazione. Quando ci avrà visto live? Che cazzo andiamo con Rocco? Ma per piacere. Quando è che ci avrà visto live il nostro amico insieme, tra l'altro? Non è mai capitato, nessuno ci ha mai tirato fuori. Che magari ci ha viste come DJ. Esatto, tra l'altro. Magari ci ha viste come DJ, ogni tanto capita che giriamo insieme. E probabilmente ha bisogno di dire comunque la sua, noi accettiamo. Posso e dire una condividiamo cosa? Ecco, esatto, questo. Io sono d'accordo con te, perché siamo due miracolate raccomandate. Oggi abbiamo passato un sacco di video richieste, perché vi vogliamo bene a tutti voi. Questi sono una tra le mie band preferite, sono gli AC/DC con Hell's Bells. Andate in pace. Beh, di sicuro la faccia di Angus Young riesce a mettermi il buon umore. AC/DC, Hell's Bells, di questo si sta parlando. Se siete tristi, cosa riesce a farvi tornare il buon umore? Qualsiasi cosa essa sia. Per esempio, Jack, c'è qualche barzelletta per noi? Per esempio, io quando sono triste, molto spesso, sai cosa faccio? Vado a farmi delle lunghe vasche passeggiate dentro le librerie. A guardare, però non leggo. Però è un ambiente che mi fa stare molto meglio. Sì, io non librerie, però il profumo dei libri, tra l'altro, è una cosa bellissima, sono d'accordo. No, però io basta che prendo veramente l'aria, quello è vero. Cioè, quando sono triste, che sono a casa, magari depressa, che mi gira le balle, esco e già sto meglio. L'aria aperta fa polmoni aperti, fa molto molto bene alla salute. E voi, Jack, e voi cosa fate? Ma c'è qualche barzelletta? Ci scrivono qualche barzelletta, qualche minchiata che abbia barzelletta. Una signora entra in un bar con un limone gigante, chiede al barista: mi fa un tè? Il barista: ma al limone? La signora: no, a me. It's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby. Sai qual è? Wonderful. A me è capitato di andare a delle feste, a un certo punto scatta il momento barzellette. Io mi sento sempre a disagio, perché ci sono due possibilità: o non le capisco mai, o non mi fanno mai ridere. Esatto. Devo dire che questa era di spessore, perché questa mi ha fatto ridere, spessa, bellissima. Spessa. E poi soprattutto non siamo in grado di raccontarle prima, l'abbiamo dimostrato, vai Jack. Ma siete voi che mi mettete di buon umore? Scherzi. Sono in cassa integrazione da 3 mesi e l'unica cosa positiva è vedervi il lunedì. Grazie d'esistere, Ciccio da Bozzolo Mantova. Ciao Ciccio Pasticcio. Ciccio, grazie. Madonna, che bel messaggio. Ci dai anche un grande peso di responsabilità. Siamo molto contenti, stai con noi, dai. Insomma, dobbiamo continuare a non riempire il palinsesto di contenuti per dare il buon umore a questa gente. Vai Jack. Vai, Jack. Quando sono incazzato prendo la chitarra e inizio a suonare a ritmi impossibili. Il problema è che raggiungo certe velocità solo da incazzato. Poi però sto bene. È vero, in effetti quando sono incazzata a cantare, veramente il caso del canto sotto la doccia, o cantare, urlare mi fa molto bene. Di solito, e questo è un consiglio che mi hanno dato, se mi capita, che ne so, magari di andare a letto incazzato la sera, urlo nel cuscino. Urlo nel cuscino, con la testa nel cuscino. Io ho sempre detto che Katy ha qualche problema, non pensavo così tanti. Non so se vi ricordate, cari amici del Database di lunedì, che avevamo anche fatto la puntata sulla rabbia. E cosa fate per sfogarvi? Avevamo messo tutto.